sicuro, Enzo, non da dire. No, no, dico non è così che... Sta curva. Incidente sulla SS 106 nei pressi del bivio di Saline Ioniche, un ferito, il bilancio. 24 luglio 2012, sono da poco passate le ore 12 quando due autovetture, una Fiat Stilo e una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento si scontrano fra di loro. Il bilancio è di un ferito, FP di Melito di Porto Salvo, prontamente soccorso da un automobilista giunto pochi istanti dopo l'impatto. Portato al pronto soccorso dell'ospedale civile Tiberio Evole di Melito di Porto Salvo, FP presentava una profonda ferita alla testa e la rottura del piede destro. Un bilancio tutto sommato lieve se si guardano le condizioni delle due autovetture dopo l'impatto. Da segnalare per l'ennesima volta la pericolosità di un bivio che è stato teatro di altri incidenti mortali. Nonostante ciò è rimasto tutto immutato, fermo nel tempo. E noi ci chiediamo, l'inerzia dell'uomo prevale anche di fronte alla morte? Sul posto, oltre all'ANAS, sono intervenuti i carabinieri di Saline Ioniche e di Melito di Porto Salvo, che hanno provveduto a regolamentare il traffico in attesa dell'arrivo della polizia stradale, che effettuerà i rilievi di routine per stabilire l'esatta dinamica. Per mnews.it, Luigi Palamara. Questa mese quanto io
Quando arrivo, ci sono tutte cose in più, eventualmente ci sentiamo.